capitana di questo tutorial, la nostra donna Rita Machiavelli, anzi dovrei dire nonna Rita Machiavelli, è tornata a trovarci, eccola! Nonna Rita, perché mi sa che questo tutorial, donna Rita, te l'ha ispirato tua nipote Cecilia, o sbaglio? Esatto, comunque non esageriamo con gli attributi, no? Nonna giovanissima, sempre sprint, sempre piena di idee creative come quella di oggi, perché oggi che cosa facciamo, donna Rita? Allora, oggi facciamo i bavaglini della settimana. Dai! Allora, 5 giorni della settimana, il sabato e la domenica si impasticciano come vogliono, invece lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì avranno un bavaglino giornaliero con la figura di un animaletto che ha la stessa iniziale del giorno della settimana: leone, maialino, mucca, gatto e volpe. E volpe, giustamente. Allora, se il buongiorno si vede dal mattino, sarà sicuramente un buongiorno con questi bavaglini della settimana. Diamo l'occorrente per realizzarli. Eccolo qua. 5 bavaglini di cotone o di spugna in tinta unita, 50 cm di plastica adesiva, un foglio di carta da fotocopia, le forbicine, un pennarello per tessuto, una spugnetta per il trucco, un pennello medio a punta tonda, colori per tessuto o acrilici, occhietti di plastica e colla a caldo, l'immancabile colla a caldo che è l'amica del cuore di donna Rita Machiavelli. Sì, se ne, in questo caso se ne può anche fare a meno. Se ne può fare a meno, vabbè. Però non volevo tradire me stessa. Ovviamente vogliamo dire anche ai i bimbi un po' più grandi, che se hanno dei fratellini, delle sorelline, esatto, più piccoline, possono partecipare con i genitori, sì, a regalare questi bavaglini. Dai, saranno un po' meno precisi, ma si divertiranno lo stesso. Allora, oggi è martedì, facciamo il maialino. Il maialino, da cosa partiamo? Partiamo da una forma semplicissima, un ovale che sarà uno stencil. Praticamente tutti questi animaletti sono stati fatti con lo stesso stencil, cioè con lo stesso tipo di ovale. Solo girato, messo per verticale o per orizzontale. Per verticale, okay, o per orizzontale. Per fare l'ovale ben fatto e a misura giusta, io ho utilizzato faccio così: un foglio di carta diviso, piegato in quattro, dove io faccio una linea che sia delle dimensioni giuste per il nostro bavaglino. Questa sembrano cose un po' sciocche, però è il modo più semplice. Beh, direi che è perfetto questo ovale. Poi l'ovale che cosa si fa? Lo si riporta sul retro di un ritaglino di plastica adesiva, ok, quella con cui si ricoprono i cassetti, quella fetentona. Vabbè, che... perché non pieghi direttamente la plastica adesiva? Perché se io piego la plastica adesiva, come vedi, si formano delle righette. Queste righette fanno sì che il colore infili dentro negli angoli e non viene perfetto. Ok, io qua ho il mio bel stencil ovale. Stencil già pronto. E questo è il bello della diretta, perché stacchiamo tutto, ecco qua. Stacchiamo tutto in diretta e poi posizioniamo quello che sarà il nostro stencil un pochino, lasciando un pochino di spazio sopra, perché poi scriveremo il nome del bambino. Okay. Tolgo il primo materiale. Togliamo il primo materiale perché poi faremo il prossimo passaggio. Volevo chiedere a Elisa Dospina se è un amante del fai da te e se ha magari qualcosa da chiedere a donna Rita. Sei un amante del fai da te, Dospina? No, scusi, donna Rita, possiamo vedere la sua faccia quando Bianca ha chiesto a me se sono un amante del fai da te? Ride di gusto, perché mi ha bocciato circa 10 anni fa, dal momento in cui sono praticamente inutile. Come inutile, dai, ma vuoi venire a dare una mano a donna Rita? No, perché ogni volta che ci ho provato... Guarda, che c'ho una spugnetta da trucco, potrebbe essere una volta che ti... Allora, ho fallito miseramente. Comunque volevo chiederti, donna Rita, dove posso comprare la plastica adesiva? La plastica adesiva la trovi in tutti i colorifici, di quelli a metraggio, in genere con delle fantasie agghiaccianti, ma a noi non ci importa, perché serve... Tanto non andrà mai a comprare la plastica adesiva, no? Andiamo avanti con tutto. Ti chiamo, donna Rita. Allora, ora dipingiamo il nostro maialino
all'interno dello stencil e sto utilizzando, come vedi, una spugnetta da trucco, perché normalmente per fare lo stencil, per dipingere lo stencil, si usano questi pennelli qui, oppure dei pennellini di spugna specifici per queste cose. Però questi pennelli qui, che spugnette qui, che da un po' di tempo si trovano anche a prezzi assolutamente accessibili, durano un'eternità, perciò le lavi e le metti a posto. Allora, una volta che abbiamo riempito tutto il nostro ovale con il ovale, colore rosa, io te lo faccio vedere. Noi ce l'abbiamo già fatto, così ho visto che l'hai fatto anche un po' degradé, cioè hai fatto la parte centrale più chiara. Basta dipingere un pochino meno. Okay. Ora vediamo, dovrebbe essere preciso. Assolutamente sì, vedi? Perfetto. Il fatto di avere lo stencil adesivo è perché con un pennello non riusciresti mai. A questo punto che cosa facciamo? A questo punto con un pennellino dipingiamo le orecchie. Giustamente la nostra regia sottolinea il momento. Questa canzoncina, donna Rita. Topico. Hai ricreato la vecchia fattoria con questi animali. John, ma tu li fai i lavoretti con i tuoi nipotini a casa? Io ho 9 nipoti e ho una zona di cose, di lavoretti riciclate, vecchi rotoli di carta igienica. Sono appassionato di lavoretti, adoro, fra l'altro, guarda... Ma sei appassionato di lavoretti come sei appassionato di cucina, no? Perché se è così, non so. Bianca, non mi sfidare perché io sfido in diretta qui su Rai 2, ci metto un attimo, lo sai. Comunque volevo dire una cosa, a parte la foto con le mie nipotine, che carine, guardando i vostri lavori mi chiedevo, ma se uno mette a lavare poi queste cose, donna Rita, a parte che ogni volta che dico il tuo nome mi viene da fare il tuo nome, donna Rita, cara, ecco, ci penso sempre. Sperando per tale e quale, dopo ieri pomeriggio, capito? Ma non vanno via gli occhietti quando li laviamo? Allora, no, non vanno via perché, prima di tutto, adesso esistono degli smacchiatori a ossigeno che mandano via le macchie anche dei sughetti, delle cose più perché altrimenti dovresti metterla a 90 gradi in lavatrice. E no, non vengono via neanche i colori. Però... se proprio dovessero venir via, ora uno li puoi dipingere invece di attaccare quelli che come faccio io, che ho sempre la colla e caldo in mano, altrimenti puoi appunto dipingerli oppure li riattacchi se ti si vengono. Allora, ho visto, donna Rita, tra l'altro, che tu con un rosa un po' più scuro hai ricreato il nasino del maialino. Adesso esatto. Qual è il prossimo passaggio? Il prossimo passaggio è questo. Io ho fatto, questo è già asciutto perché ovviamente i tempi devono... Ok, dobbiamo... averlo, quanto tempo ci vuole per far asciugare il colore? Più o meno? Ma un'ora. Un'oretta? Okay. Però prima di utilizzarlo, quello ve lo dico alla fine. Va bene, aspettate un attimo. Allora, io ho utilizzato questi occhietti che si trovano nelle cartolerie, ora sì. Si trovano abbastanza facilmente, ovviamente con... la mia indispensabile colla a caldo li attacco e poi con un pennarellino da stoffa, da tessuto, che cosa faccio? Gli faccio due piccole sopracciglia, il sorriso e il nasino. A questo punto... Allora, a questo punto, con lo stesso sistema con il quale ho fatto l'ovale, faccio una M, che è la M di maialino, e la M di martedì, così il bambino impara due cose insieme. E la incollo sempre sotto. Ok. Ok. E... sempre con il colore più scuro, quello con cui abbiamo colorato il naso, per intenderci, coloriamo anche la M di martedì. Allora, devo solo dire una cosa in merito
alle lettere. La L di lunedì e la G di giovedì, io quando ho fatto il modellino le ho scritte al contrario, perché vengono praticamente scritte sul retro della carta, e se tu scrivi la G come la leggi da questa parte, poi quando la leggi certo. È al contrario. Allora, a questo punto tocco finale, veloce, e il nome ovviamente Cecilia, che è la tua nipotina, che salutiamo. Un bacio, Cecilia. Ciao Cecilia. E invece volevo chiedere alla nostra cricca, visto che li vedo muniti di tovagliette per la colazione, eccole, di farle vedere alla nostra, al nostro pubblico, perché anche queste tu le hai realizzate con queste frasi motivazionali. Per esempio quella di Giampaolo dice: se fossimo fatti per schizzare fuori dal letto dormiremmo tutti nel tostapane. Quella di Arisa dice: non parlarmi, non ho ancora preso il caffè. Questa è la mia frase preferita. Andiamo avanti. Jonathan: solo gli ottusi sono brillanti la mattina a colazione. Oscar Wilde, è il caso tuo Jonathan. Allora se uno ha stile lo riconosci dal buongiorno, giusto Carla? Non è vero John, tu sei bello sempre, sei sempre secchione anche la mattina. Grazie, grazie mille alla nostra donna Rita Machiavelli. E tu? Non e la queste... vuoi la tua? Ah, la mia qual è? La felicità dipende tutta da una colazione tranquilla. E sono d'accordo con te, io infatti mi sveglio alle 5 del mattino, cara donna Rita, perché è il mio momento preferito. Di felicità. Grazie, grazie mille per i tuoi, per le tue idee.